Ben ritrovati con la rassegna stampa, in studio con voi Rosario Moreno. Elezioni regionali, Zingaretti rilancia l'appello di Conte, dice PD e Movimento 5 Stelle siano uniti per sconfiggere le destre. Nel giorno dell'intesa del governo sul dossier autostrade, il segretario dei Dem rilancia l'appello di Conte per le alleanze alle regionali. Come siamo uniti contro la destra al governo, così lo dobbiamo essere anche nelle regioni. Per esempio nelle Marche proviamo a unire le forze, ha detto. Recovery Fund, Mattarella vede Conte e conferma la linea del Premier. Consiglio europeo decisivo, avanti su direzione comunitaria. Una colazione di lavoro al Quirinale in vista del vertice del 17-18 luglio, dove i capi di Stato saranno chiamati a trovare un compromesso sul piano di risorse da mettere in campo contro la crisi post-Covid. Il Presidente della Repubblica invita i partner europei a non fare passi indietro. Appoggio alla posizione dell'Italia anche dal commissario europeo Paolo Gentiloni e dal presidente dell'Europarlamento David Sassoli, secondo cui sarebbe irresponsabile non raggiungere un accordo e non dare una risposta all'altezza dell'emergenza. In Unione Europea, Gentiloni dice, da Olanda e altri paesi politica fiscale aggressiva che rischia di danneggiare il mercato unico. Correggere le distorsioni. La Commissione Europea rilancia la sua offensiva contro l'evasione fiscale delle aziende in Europa ed alza il tiro per colpire quei paesi che concedono non solo misure preferenziali, ma che hanno in piedi regimi fiscali che possono avere gli stessi effetti dannosi. Il commissario all'economia italiano sottolinea i rischi di una tassazione aggressiva di 5-6 stati membri. Nubifragio a Palermo, fiumi d'acqua e auto bloccate nei sottopassi, persone lasciano vetture a nuoto, due persone sono morte annegate in un sottopasso di Viale della Regione a Palermo, allagato dopo che un nubifragio si è abbattuto in città. Erano in un'auto sommersa dalla pioggia che è rimasta bloccata in strada. Sul posto sono intervenuti i sommozzatori dei vigili del fuoco per recuperare i corpi. Anche due bambini sono rimasti intrappolati in auto insieme ai loro genitori nello stesso sottopasso. I piccoli, di cui uno di 9 mesi, sono ricoverati in ospedale per ipotermia. Le forze dell'ordine hanno prelevato coperte e teli termici dagli ospedali per le persone soccorse in strada. Coronavirus, il capo della polizia Gabrielli dice, tensioni sociali a settembre, temo che abbiano degli sbocchi di piazza, serve dialogo. La gestione dell'ordine pubblico deve essere all'insegna del dialogo, della comprensione e dell'empatia, ha dichiarato il vertice delle forze dell'ordine a margine dell'11ª edizione del premio Ammaturo che si è svolta a Napoli. Il coronavirus ha provocato sconquassi dal punto di vista del mondo del lavoro, dell'imprenditoria, del mondo delle strutture ricettive. A suo parere, quindi, in caso di proteste gli agenti devono evitare gli esercizi muscolari. Notizie da Napoli e dalla Campania. Coronavirus a Napoli, altri 3 positivi nel campo Rom di Scampia, i contagiati salgono a 6, 3 nuovi positivi nel campo Rom di Scampia su 9 tamponi eseguiti, lo apprende l'ANSA da fonti qualificate dell'ASL, i 3 positivi sono asintomatici e quindi restano nel campo Rom dell'area nord di Napoli in isolamento, in totale salgono quindi a 6 positivi al Covid-19 del campo Rom napoletano. I tre di ieri appunto si aggiungono alla 17enne incinta che è al Policlinico Federico II di Napoli e ai suoi 2 parenti stretti che sono in isolamento nell'insediamento. L'ASL sta proseguendo il contact tracing dei positivi e appunto ha inviato un'equipe per effettuare altri tamponi. Napoli, circolo Posillipo, shock, l'ASL chiude buvette e piscina, troppe irregolarità. Tegole sul circolo di Posillipo, chiusi in un colpo solo bar, ristorante e piscina.
irregolarità rilevate dall'ASL, che è intervenuto appunto al ristorante aperto, lasciando gli avventori sorpresi dalla decisione. Immediato l'inizio di quei lavori che serviranno a far tornare normale il servizio di catering per il Circolo Rosso Verde, il tutto alla vigilia di una festa in programma appunto e al momento confermatissima, nella quale sarà inaugurata la nuova illuminazione rosso verde in segno di ritorno alla vita sociale e sportiva del circolo. Notizie dalla Puglia. Piste ciclabili a Bari, al via i lavori per il percorso tra Lungomare, Vittorio Veneto, San Cataldo e San Girolamo. Le piste ciclabili a Bari al via i lavori quindi per questo percorso. Hanno preso il via appunto ieri mattina gli interventi per la realizzazione della pista ciclabile Light, disegnata sull'asfalto attraverso la segnaletica orizzontale che connetterà il lungomare Vittorio Veneto con quello di San Girolamo. Il cantiere, avviato all'altezza dell'incrocio tra lungomare Starito e via Adriatico, interesserà l'intero tratto di lungomare che costeggia la penisola di San Cataldo. In queste ore gli operai stanno rifacendo l'asfalto con il posizionamento della nuova segnaletica verticale. Successivamente sarà realizzata anche la nuova segnaletica orizzontale. Doppia preferenza di genere alle regionali di Puglia, c'è il sì in commissione consiliare, è stato approvato a maggioranza in settima commissione regionale il disegno di legge di modifica alla legge regionale elettorale in vigore aggiungendo la doppia preferenza di genere. Il provvedimento per l'approvazione definitiva dovrà adesso passare in aula. Un percorso lunghissimo che ha visto la commissione presieduta da Elio Congedo di Fratelli d'Italia esaminare appunto per 11 volte i testi presentati prima dal consigliere Ernesto Abate Russo nell'estate del 2015 e successivamente nel giugno del 2018 uno dalla consigliera Anita Mauro Di Noia e l'altro da Cosimo Borraccino, con l'aggiunta di altri due testi, uno presentato il 6 luglio dal gruppo del Movimento 5 Stelle e l'altro qualche giorno dopo deliberato dal governo regionale, e si è giunti alla valutazione dell'opportunità di convergere su un unico testo. Notizie da Treviso e dal Veneto. Maturità, quasi 800 centini in provincia di Treviso, impennata di bravissimi alle superiori, manca appunto largo grazie al Covid. Il provveditore dice è giusto marcare la differenza con chi è stato promosso per forza. Coronavirus è di nuovo emergenza, contagi a Treviso, tornano i ricoveri, picco di quarantene. In provincia di Treviso toccati ieri 300 isolamenti, gli esperti avvertono siamo nella situazione di due mesi fa. Dalla Macedonia al Veneto in auto è positivo al virus, famiglia in isolamento. Un macedono di 60 anni è arrivato martedì 14 luglio insieme alla moglie, è risultato positivo e asintomatico dopo il test del tampone. In isolamento con lui sono la moglie, il figlio e la nuora. Entra in casa mentre le studentesse dormono, ladro messo in fuga da due ventenni, è entrato dalla finestra lasciata aperta per stemperare il caldo, ma una delle inquiline si è svegliata e lo ha visto all'opera. La polizia lo ha rintracciato nel giro di mezz'ora con l'area furtiva. Parrocchie e asili nido truffati, tre arresti, indagini nella Marca, maxi operazione dei carabinieri di Torino, coinvolta anche una scuola dell'infanzia di Moriago della Battaglia che ha sborsato ben 6.680 euro. 41 sono i colpi messi a segno dalla banda. Bene cari amici, adesso passiamo alla rassegna stampa del Friuli Venezia Giulia e diamo subito la parola alla nostra corrispondente Sabrina Ciccotti. Dopo una breve tregua a seguito dell'emergenza Covid-19, in Friuli Venezia Giulia si è ripreso a parlare delle morti bianche e della sicurezza sui posti di lavoro. Dopo il recente tragico infortunio avvenuto all'interporto di Pordenone, a San Daniele un uomo ha perso la vita presso il prosciuttificio Il Principe. Il dipendente, che era residente a Osoppo, stava eseguendo delle opere di manutenzione ad una pressa ed è deceduto a seguito di gravissime lesioni riportate alla testa. I macchinari sono stati sottoposti a sequestro.
I sindacati, nella giornata del 16 luglio, hanno indetto uno sciopero di 8 ore per tutti gli stabilimenti del gruppo, di cui fa parte anche la ditta Il Principe di San Daniele. È tutto da Udine, Sabrina Ciccotti per Radio Science. Bene, e riprendiamo le notizie dal Friuli Venezia Giulia. Due morti sul lavoro, appunto, come si diceva e diceva la nostra corrispondente, in 5 giorni, insomma, allarme e sicurezza dopo questa tragedia dell'interporto di Pordenone, insomma, con un nuovo decesso di un giovane operaio a San Daniele, in quella che doveva essere una giornata importante per il futuro dell'azienda, con la presentazione del nuovo piano industriale, ci troviamo a dover commentare una notizia tragica che ci lascia scioccati e senza parole, mettendo tutto il resto in secondo piano. Queste sono le parole della segretaria, scusatemi, della FLAI CGIL di Udine, Michela Martin, dopo l'incontro con il presidente del consiglio di amministrazione della Principe di San Daniele S.P.A., Pietro Galbiati, originariamente convocato per la presentazione del nuovo piano industriale sindacati previsto appunto per oggi. Lei si avvicina in bici e le strappa la collana d'oro, vittima della rapina, un'anziana friulana in vacanza a Lignano. In fuga il malvivente, una donna di 80 anni che vive nell'hinterland udinese e si trova in questi giorni a Lignano Sabbiadoro per trascorrere alcuni giorni in relax nella località balneare, è stata derubata da un giovane uomo che le si è avvicinato in bicicletta. Il ladro, che l'anziana non ha saputo descrivere in maniera compiuta, tanto veloce è stato il malvivente, appunto, che le ha strappato il collier d'oro che aveva al collo. Salvata una mucca bloccata a Malga Pizzul, speciale intervento di soccorso in un canale a quota 1500 metri di altitudine. La stazione di Forni Avoltri del soccorso alpino e speleologico è stata contattata intorno alle 19:30 per intervenire a supporto delle operazioni di recupero di una mucca che si trovava bloccata a quota 1500 metri di altitudine nei pressi di Malga Pizzul. Ipotesi di peculato, perquisiti case e uffici di Mauro Vagaggini, contestate distrazioni di denaro pubblico per 130.000 euro. Sono pronto a difendermi, commenta appunto l'ex presidente di ATAP. La casa e gli uffici di Mauro Vagaggini, ex presidente di ATAP, sono stati perquisiti dal nucleo di polizia economica e finanziaria di Pordenone su delega della Procura per l'ipotesi di peculato continuato in qualità di presidente del CDA e amministratore delegato dell'azienda e di STI, società di trasporti partecipata dalla stessa ATAP. Hanno paura, chiusura pomeridiana per un'attività di Borgo Stazione. Udine, troppe le scene di degrado vissute dai titolari del Baccaro in Borsa che ora pensano anche ad un trasloco. È stata letteralmente l'ultima goccia che ha fatto traboccare il vaso, il vasino appunto in questo caso, perché la goccia in questione è di urina, quella che uno straniero ha lasciato a pochi metri dalla vetrina del Baccaro in Borsa, gastronomia udinese presente all'interno della Galleria Libetra, via Aquileia e via Giacomo Leopardi, appunto, nella zona di Borgo Stazione. Bene, cari amici, con questo è tutto. Termina qui questa edizione della rassegna stampa. In studio con voi Rosario Moreno. Buon proseguimento con la programmazione.